Buonasera a tutti. Oggi è lunedì, parliamo di Serie B e lo facciamo con il nostro amico Stefano. Buonasera Stefano. Ciao a tutti. Allora Stefano, cominciamo a parlare della Serie B, anche se la Serie B è ferma perché c'è la nazionale, come tutti sanno, che ha vinto questi due prestigiosi amichevoli. Ecco, diciamo che la nazionale sta cominciando a far valere i suoi frutti. Cominciamo a parlare di Serie B. Io ti leggo la 30ª giornata di cui dopo si è fermato il campionato. Allora, si è giocato Palermo-Venezia, vinto dal Venezia-Palermo per 3-0, poi si è giocato Brescia-Catanzaro 1-1, si è giocato Ternana-Cosenza 1-0. Poi si è giocato Feral Pisalò Parma 1-2, su Tirol Cremonese 3-0, Como Pisa 3-1, Bari Sampdoria 0-1, Cittadella Modena 1-1, Reggiana Spezia 0-0, Ascoli Lecco 4-1. Per la seguente classifica è Parma 65, Venezia 57, Cremonese 56, Como 55, Palermo e Catanzaro 49, Sampdoria 40, Brescia 39, Sudtirolo 38, Cittadella 38, Pisa e Reggiana 37 con il Modena. Cosenza e Bari 34, Ternana 32, Ascoli e Spezia 31, Feral Pisalò 27 e Lecco 21. Però vediamo subito questi incontri che praticamente hanno dato tanta stranezza, nel senso io te ne vado a prendere uno che secondo me Io ne vedo già due. che non sono, cioè, non, cioè m'han fatto riflettere. Ad esempio, se io vado a prendere, dov'era la quella del La prima che ha giocato sì, Palermo come Palermo Venezia. Venezia 0-3, ecco. Questo Palermo che si pensava che in casa sua vincesse. Però avevi davanti anche un Venezia che, ragazzi, il Venezia è secondo o terzo in classifica, se io vado a vedere, è secondo. Cioè, non so se era proprio una partita facile per il Palermo, o sbaglio. Palermo comunque era una partita difficile perché comunque vai a giocare con un Venezia che è in lotta per una Serie A diretta, quindi era uno scontro diretto. E comunque devo dire che il Venezia ha giocato bene, benissimo e il suo autore di questi gol, Ponciapalo, è un profilo molto interessante che ha fatto la tripletta Certo. finlandese. È molto interessante. Vedrai che il prossimo anno se lo prenderanno un po' di squadre, sarà in lotta per una squadra di Ma A. cos'è un attaccante lui? Però, Un attaccante, sì, tre gol ha fatto. senti. Tutte e tre gol bellissimi poi, oltretutto. Certo, senti, parliamo del Brescia, e Catanzaro. Perché Brescia Catanzaro. è stata una partita molto equilibrata tra le due squadre. Se noi andiamo a prendere il Brescia è ottavo, il Catanzaro è sesto, sono lì praticamente da metà classifica in su. Ecco, dici che il pareggio non è servito a niente a nessuno? Beh, forse a Catanzaro un po' di più che si avvicina verso le zone delle semifinali di playoff, perché tu sai che la terza e la quarta vanno direttamente alle semifinali di playoff.
e quindi penso che sia più utile al Catanzaro che al Brescia. Certo, e aspetta che intanto. Tutto sommato un pareggio che accontenta tutte e due. Certo, senti, passiamo a Ternana-Cosenza che è finita 1-0. Prendiamo in classifica il Ternana che lo vediamo in sedicesima posizione, praticamente nel cuscinetto della retrocessione. Ecco. E poi vediamo il Cosenza, che praticamente il Cosenza è a, se non mi sbaglio, è 14esimo, cioè è metà classifica, anche lui è verso il basso. Ecco, quell'1-0 qua dici che può cominciare a girare pagina di questo, tra virgolette, Ternana. Beh, la Ternana con la vittoria ha fatto un gran passo avanti verso la salvezza, cosa che il Cosenza sta peggiorando perché si sta risucchiando verso la zona dei playout. Certo. È più pericolosa adesso la posizione del Cosenza. Certo, se 34 con 32, siamo là. Però mancano ancora tante, tante partite, mancano, Sì, il tempo per recuperare ci sta, però bisogna stare comunque attenti con queste squadre, anche il Bari, perché vedo che il Bari è risucchiato verso i playout. perché poi adesso c'è anche da dire che praticamente comincia il caldo, comincia ad arrivare, andiamo verso la primavera, cominciano ad alzarsi le temperature. Certo. Bisogna stare attenti anche a questo. Poi parliamo di Ferrol, Pisaló e Parma. Vabbè, questa dal mio punto di vista, che non me lo vogliono il Ferrol, Pisaló, però quest'anno è appena salita, mi sembra, quest'anno in Serie B, il Parma è il primo in classifica, cioè diciamo che sulla carta automaticamente si dava la vittoria al Parma, infatti è venuto fuori, però hanno fatto il gol. E c'è da dire anche questo, che non hanno perso di lungo in largo e hanno fatto anche loro il gol, il Ferrol Pisaló, cioè vuol dire che la squadra. Sì, tutto sommato una vittoria un po' striminzita del Parma. Al 68esimo ha fatto 2-1, però poteva comunque anche pareggiare la Ferrol Pisaló, nonostante era una neopromossa. Certo, Comunque ha fatto una bella figura. senti, invece andiamo a quella dopo, che è sul Tirol Cremonese, che secondo me questo qua è stato, diciamo, La l'incontro sorpresa, sorpresa, perché certo. alla fine se noi andiamo a vedere in classifica la Cremonese è terza su Tirol, diciamo che adesso ha fatto un bel balzo, perché a 38 punti a 9 punti, cioè praticamente è uscito della retrocessione e poi può ambire i playoff a questo punto. Beh, Andrea, su Tirol, alle prime giornate erano nei primi posti della classifica, quindi è sceso. Adesso si sta riprendendo il posto che era prima. Quindi, comunque, su Tirol Cremonese, secondo me, è stata una delle due sorprese della giornata. Comunque, un gol, oddio, un gol in fuorigioco annullato alla Cremonese. E poi ci sono stati i tre gol del Sud Tirol, l'1-0, poi il 2-0 che è una papera del portiere della Cremonese, quindi io ho detto Senti, tutto. però sul Tirol, tutto sommato, lì è una bella squadra, allora.
Eh sì, in casa soprattutto è una bella squadra, sì. È da tenere in considerazione, cioè nel senso c'ha lì Considerazione. qualche giovane che può promettere anche fare il salto di qualità andando in A, dal tuo punto di vista? Io penso che c'è qualcuno, qualche giovane sicuramente c'è, di buone prospettive. Passiamo a Como-Pisa. Questo è, secondo me, un match favoloso perché queste due realtà una volta erano in Serie A, ecco, fa anche rima, nel senso che alla fine il Como è una bella realtà quest'anno, perché io ho visto che sta andando bene, le poche Esatto. volte che ho visto nel contesto degli highlights che io sto vedendo, sta facendo molto ma molto bene. Ad esempio, in classifica il Como è quarto. E il Pisa è l'11esimo, che il Pisa non sta andando male, praticamente è metà classifica, ecco. Quel Como qua dove... Il Pisa sta risalendo piano piano perché non riesce mai a fare quel passo in avanti che per andare in Serie A, almeno fra i playoff. Certo, sì. Comunque il Como sta facendo una buona stagione, ottima stagione. Dici che può salire il Como, che noi non l'abbiamo dato ancora, non l'abbiamo dato nei quattro, a meno io. Sì, io penso che Como o fa le prime due o direttamente in finale di playoff. Ok, se... Non so perché, ma comunque a me Como mi piace come squadra. Como, Cremonese e Catanzaro sono le più favorite per me. Sai che è una bella lotta perché poi c'è lì il Parma, il Venezia, Cremonese che non sono di meno, cioè c'è lì proprio delle belle squadre al vertice, sarà sfida all'ultima giornata, L'ultimo sangue, all'ultima sì. giornata secondo me che si daranno rispettive, giustamente però il Parma secondo me 65 punti. Un bel vantaggio sul Venezia, però dal Venezia agli altri sono tutti lì a 3-4 punti. Ecco, può succedere di tutto. Sì, è corta la classifica. Eh sì. Allora, dopo Como e Pisa c'è Bari Sampdoria. Ecco, secondo me la Sampdoria, cioè andare a vincere in campo a Bari, che è un campo difficile al mio punto di vista, ha fatto un buon risultato, ecco. Ha fatto un passo in avanti. Diciamo un po' nel finale ha segnato la Sampdoria, quindi di cui ha pure sbagliato un calcio di rigore il Bari. Quindi comunque il Bari ha fatto belle conclusioni, quindi diciamo un 50 e 50 ci poteva stare un pareggio, però la Samp è riuscita a imporsi in Perché il Bari non è misura. messo bene. Il Bari ha 15, è Il quindicesimo, Bari rischia. 34 punti. E invece la San... Il Bari rischia di essere risucchiato nelle zone basse. La Sampdoria è settima. Cioè, Adesso si è tutto sei ribaltato. giornate fa. La Sampdoria sta su e il Bari sta La giù. Sampdoria 6 giornate fa praticamente era lì al posto della Ternana. Te lo ricordi? Al posto del Bari era. O del Bari, sì. Cioè Eh guarda sì. come cambiano in 5 giornate la classifica. Pazzesco. Beh, considerando che 32, 34 Bari e 40 la Sampdoria, non è che so tutti questi grandi punti, eh. Certo. Senti, poi dopo vediamo che c'è Cittadella Modena. Ecco, questo qua
era una partita che Un pareggio. tu avevi, secondo me, dato il pareggio e secondo me l'hai azzeccato. Sì. Ecco. Allora, Sì, diciamo che il sì. Modena è tredicesimo, il Cittadella è decimo. Alla fine sono lì a metà classifica tutti e due. Ecco, secondo me non si sono morsicate le gambe tutte e due, hanno portato Sì, un pareggio giusto non si sono fatti del male. per tutti e due. Esatto. E poi ci sono poi c'è Reggiana Spezia, un'altra secondo me che si so non si sono adesso io qua sono andato, scusate. Allora, la Reggiana, io vedo qua che la Reggiana è dodicesima. Lo Spezia è in retrocessione. Lo Spezia è diciottesimo a 31 punti. Anche qua, secondo me, la Reggiana doveva vincere per cercare di. Però è lì, è vicino, è un punto. Sì, è pari punti al Pisa, non è che. Beh, da considerare che lo Spezia ha fatto 5 tiri in porta, la Reggiana 0, dice tutta. E certo. Senti, adesso aspetta che se riesco a spostare tutto la baradam, che poi c'è stato l'espulsione, Intanto. un'espulsione dalla Sì, Reggiana. un'espulsione di Cabasci. Ok, e poi c'è stata un'espulsione anche precedentemente la partita che siamo andati a dire prima del Bari, che non ho sottolineato. E poi l'ultimo si è giocato Ascoli-Lecco 4-1, un poker servito, di cui se andiamo a prendere la classifica, l'Ascoli a 30. Qua ci sono stati, Andrea, tre calci di rigore. Due per l'Ascoli e uno per il Lecco. Cioè, ma Quindi ci si stavano tutti? sono Ma scatenati. ci stavano tutti o. Sì, Ci sì. stavano tutti, allora Ci stavano. hanno fatto bene a. Però il primo gol che è passato un vantaggio al Lecco è andato al VAR per controllare perché non era tanto sicuro. Allora, però l'Ascoli ha 31 punti. Praticamente è in fase retrocessione. Invece l'altra, che è la, scusatemi, Ultimo. è l'altra, è ultima. Con ciò, vabbè, servito il poker, ha fatto bene, cioè più di quello non si può dire. L'Ascoli, il campo dell'Ascoli non è facile, quindi è normale che l'Eco ha perso. L'Ascoli, secondo te, ce la fa a salvarsi? Forse sì, forse no. Perché Ternana, Ascoli e Spezia Sì, perché stanno là, eh. poi certo, no, Ternana, Bari, Cosenza, che sono tutti punteggi, Modena, sono tutti lì a 2-3 punti, attenzione, non è che c'è Ecco, forse l'Ascoli c'ha qualcosa in più, tanto divario di secondo queste squadre qua, eh. me. Eh sì. Si può dire ancora la sua, ecco. Senti, facciamo la nostra schedina? Che dici? Facciamo Dalla prossima, sì, certo. la 31ª giornata. Allora, cominciamo. Così vediamo chi azzecca. Siamo Allora. ancora in parità, eh? Ok. Allora. Modena-Bari. Modena Bari, io metterei Modena Bari. Oh, sai che brutta questa? Allora, io intanto mi aiuto con. Allora, il Modena è tredicesimo, il Bari è quindicesimo. Io metterei un gol tutte e due. Non mi voglio sbilanciare più di Io tanto.
fatto l'1 al Modena. Non lo so, secondo me il Bari c'è qualcosa che non va nello spogliatoio, non so, La spogliatoia, c'è sì. qualcosa che non mi sfagiola, boh, non lo so. Poi c'è Parma Catanzaro. No, prima c'è Como su Tirol. Io qua no, no, qua no, Vabbè, dai. qua vedo Modena-Parma, poi c'è Parma-Catanzaro, poi c'è Vabbè, Spezia-Ascoli allora e Parma Catanzaro, dai. Como sul Tirol. Vabbè, ok. Allora, Sì. Parma Catanzaro. Pure questa Parma Cavoli, sono lì Catanzaro. tutti. Io metterei un X2 al Catanzaro, guarda. Non vince. Io metto l'1X. Poi Ok. Poi c'è Como. Spezia Ascoli. Ascoli. Questo è uno sconto salvezza, diciamo. Sì. Spezia Ascoli 1X. Io do il 2 per l'Ascoli. Poi allora, Como su Tirol. Como su Tirol, uno a Como. Io gioco l'1X. Pisa-Palermo. Chi c'è poi? Pisa Pisa-Palermo. Palermo. Pisa Palermo. Dai, mettiamo uno a Pisa, dai, diamo fiducia al No, Pisa. io metto il 2 al Palermo. Ecco. Ora perdiamo tutte e due, esce il pareggio, guarda. Normale. Lecco Cittadella. Cittadella, due del Cittadella. Due del Cittadella. Lecco è l'ultima, no? No. Va a mettere uno a lei comunque. Cittadella, quanti punti ha? Cittadella c'ha 38 punti. È metà classifica. Metà classifica, sì. Poi c'è Cosenza, Brescia. Sì, Cosenza Brescia. Cosenza, Brescia. Io metto un X2 al Brescia. Anche perché Cosenza non penso che vince a Reggio Calabria. A Cosenza. Ecco. 1, 2 io metto. Tutto l'incontrario. Perché boh. Poi c'è Venezia Venezia. Reggiana. Venezia Questo è Reggiana. un bel match. Venezia Reggiana, io metto un gol. Vabbè, io metto l'uno per il Venezia. Cremonese, Feral Pisalò. Pisarò, questo è un mezzo derby. Pisarò, Cremonese, metto uno a Cremonese, dai, 1X, va.
Eh sì, anch'io. E poi Sampdoria Ternana. Ternana quanti punti ha, scusate? Questa la stecca, secondo me, la Samp. Metto un X Io metto a uno fisso. Questa la stecca, perché secondo me parecchia. Uno fisso, tu ha Tu cos'hai messo? messo? Io ho messo X a 2. Ok, allora la nostra diciamo schedina l'abbiamo fatta. Ecco, senti, adesso arriva il bello, tu pensi di... Adesso arriva il bello. No. Svignarmela. Adesso sei qua nella tana del lupo. No, scherzo. No. Parliamo un attimino di nazionale. Volevo farti due domande. Come l'hai vista la nazionale? Quest'Italia vedo che prende comunque ancora gol, quindi all'andata io parlo, naturalmente. Però vedo che in attacco non siamo ancora pronti. Non lo so perché. Riproduco la TV della camera da letto. Ecco. Però, Mi è partito Alexa. è anche da dire che è un'Italia da giocare, cioè, tutti giovani, sono da mettere, Sì. è un'Italia in costruzione, ecco, c'è da cominciare a mettere dei tasselli, fare l'ossatura di questa squadra, bisogna trovare, fare, disfare, ecco, non è... Logicamente dobbiamo portare pazienza perché i giocatori di una volta non ci sono più. I giocatori che vengono attualmente non sono più come i Totti, Del Piero, Vialli, eccetera, eccetera. Purtroppo sono un altro calibro. È quello che la gente non capisce. Però. Purtroppo finché compriamo i giocatori stranieri, questo sarà l'effetto, purtroppo, la E me l'hai conseguenza. servito sul piatto perché io ti dico, c'è troppa selezione sui giovani italiani. Ecco perché andiamo all'estero. Perché? Perché c'è tanta selezione e poi non ci sono più gente che guarda, va in giro a visionare questi ragazzi qua, ce ne sono pochi. Capito? C'è poca realtà. C'è Esatto, sì. poca realtà, c'è tanta realtà in Italia, però non c'è nessuno che studia questi ragazzi, non si ha tempo. I ragazzi bisogna dargli tempo. Io oggi ho fatto la diretta con Bortolami e Stefano, un altro professionista di ciclismo. Loro dicono che abbiamo fretta a decidere i ragazzi. Bisogna dargli il tempo. L'altro è Stefano Zanini, non mi veniva in mente. Cioè, bisogna Ah, dargli ok. tempo. Non puoi in un mese, 2 mesi decidere e portarlo via. Ci sono altre. Però intanto li fai crescere. Capito? Se non li fai crescere. Cioè, secondo me è ancora da valutare bene la situazione del mondo giovanile. Cioè bisogna, come te dici, valutare, tenerli lì, farli crescere, Lavorare molto sulle sorry, scuole bravissimo. calcio. Se no non andiamo da nessuna parte, se no la nazionale non l'avremo mai. Avremo gente che va lì, però qualificazioni, se ti va bene, qualifichi, poi dopo quando ci sono i gironi ti martellano subito. Sì, per È questo forza. il contesto, però c'è da dire anche un però. Io d'altra parte, domenica ha giocato, io l'ho vista l'Italia, non mi è sembrata scandalosa, anzi ha fatto il suo gioco. Mi aspettavo dell'Ecuador una squadra un po' più Sì, quello messa bene, anch'io. più forte.
Però è stato merito anche dell'Italia che non l'ha fatta giocare. Fino al 2-0 del nostro comunque soffrivamo, eh? Non è che stavamo Sì, tranquilli. certo. Però l'Italia tutto sommato non ha giocato male. Cioè che l'ho vista io, secondo tempo. Primo non l'ho visto, sono sincero. Secondo tempo non ha giocato male, non mi ha neanche deluso. C'è da fare, c'è da lavorare, c'è da fare uno schema, c'è da cominciare a capire l'ossatura di questa squadra e girare in giro con gli altri. È come un contesto Certo. di club, di squadra Juve, Milan e qualsiasi altra squadra. Di Non è squadra, appunto, facile, di non è collettivo. facile, perché poi Certo. Nazionale vai a prenderli, sono rotti, non sono rotti, questo gioca di qua, cioè è una bella cultura, non è facile amalgamarli tutti assieme. Tanto falli giocare, falli crescere Certo, insieme, poi vedi se va o no. perché anche le altre squadre sono messe nella stessa situazione dell'Italia, nel senso che in ogni club vanno a prendere due o tre giocatori e poi li inseriscono in nazionale. Diciamo che purtroppo il nostro calcio italiano no, è scarso, rispetto agli altri è inferiore È deficitario. attualmente adesso. Capito? Il problema Sì. è quello, il problema Esatto. del calcio italiano. Per quello che quando metti il muso fuori, purtroppo la realtà è questa. Volere non volere. Però, secondo me, possiamo arrivare a lavorare in questo contesto qua. Ci vuole tempo, logicamente. Ci vuole tempo. Poi, chissà, magari in europei si può far bene. Come fai a saperlo? Magari no, vincere. Però magari arrivare, che ne so, ai quarti è già tanto, per noi è già, può essere un successo Già nel nostro tanto. piccolo. Come fai? Beh, comunque noi siamo fino a giugno siamo i campioni d'Europa Certo, in carica. Quindi certo. Noi dobbiamo valere perché siamo i campioni d'Europa. Dobbiamo cominciare a vantarci e andare dentro concentrati in campo. Gli altri devono avere paura di noi, non noi degli altri. Capisci? È un altro esatto. contesto. Senti, dato che il calcio di Serie A è fermo, se ne può parlare. Dato siamo alla fine, il calcio di Serie B abbiamo detto la classifica, ci siamo fatti la nostra schedina. Adesso parliamo due secondi del campionato, tra virgolette. Io ti vado a dire tutto il contesto di Serie A e poi parliamo di Lazio. Anzi, parliamo subito di Lazio, perché la 30ª giornata, sabato, c'è un bel match. Io contro di te. E poi ti contro due volte, no? Una, due volte. Anche in Coppa Italia, No, pensate. se non pure tre, Pure tre, pure tre. pensate. Vabbè, senti, alle 18 c'è Lazio-Juventus. Noi veniamo a Roma. L'importante è che ci trattate bene. sì. No, scherzo. Parlo di Tudor in panchina, come lo vedi? Tudor sta facendo quello che deve fare, strigliare ai giocatori e vedere quelli che camminano, quelli che no, li mettete in panchina. Già c'è stato un problema con Felipe Anderson che non voleva correre, non ce la faceva, l'ha messa in panchina, ha fatto Ah, questo non bene. sapevo, ma le ultime notizie? Sì. Ma tanto a Felipe Anderson che gliene frega, tanto viene da voi a Ecco, ad giugno. esempio, vedi, io questi contesti qua, no, ma non è perché viene alla Juve, può andare al Milan, però
anche alla Juve, in tutte le squadre, io dico, quando c'è, allora, quando si è sicuro che un giocatore va via, cioè adesso che contesto è farlo? Lo dovessi mettere in tribuna Basta, e cioè, basta. qual è il problema a portarlo fino alla fine che non sai neanche se, cioè, se ti gioca fino alla fine come... eravamo abituati a vederlo a questo punto. Perché il problema, sai cos'è? Che non ci sono più i giocatori di una volta che dicono sì, io ho firmato il contratto con Tizio Caio, però attualmente oggi sono della Lazio e finisco bene della Lazio. Non ne trovi più questi giocatori perché pensano al grano. È brutto da dire, è brutto Quello. da dire, ma è questo. Allora io mi chiedo, perché in qualsiasi squadra, se un giocatore ha già firmato o sa già che ormai ha chiuso la trattativa, che contesto è farlo rimanere Ma infatti non c'ha nessun senso. Come quelli che non vogliono giocare, non se la sentono, cioè non hanno più voglia di giocare, se ne stiano in panchina. Anche perché fanno più bella figura. Se fanno figure così. senti, adesso Tudor dovrebbe essere non un traghettatore perché mi sembra che gli hanno fatto contratto 1 anno e mezzo, se non mi sbaglio. Un anno e mezzo. Ok. Il tuo contesto, Sì. da quello che si è capito, perché poi tra l'altro su TikTok ho tanti amici laziali che vengono dentro nella tua live e se ne parla. E sono contenti perché, adesso parliamoci chiaro, sono contento anch'io di Tudor perché è un ragazzo serio, è tanto serio Casa nel suo Juve, Casa contesto, Juve. casa Juventus, però è serio come ragazzo. Mi sembra di tornare indietro casa Juve anche Dino Zoff, che è stato da voi un prestigioso Sì, esattamente, allenatore coi fiocchi. sì. Capisci? Sono quei personaggi seri. O sbaglio, ste. Sì. No, stavo pensando che già ha chiesto 3 giocatori per il prossimo anno. Voglio immaginare a giugno che sarà, che gli chiederà. Immagina, no, più che altro immaginati come lo chiamate voi, però non posso dirlo su YouTube. È meglio che Lotito, non sì. Lotito, dici che gli dà a Lotito quello che è di Lotito, gli dà quello che è di... non lo so, però c'è anche da dire questo, perché lui dalla Champions quest'anno ha preso tante palate. Perché è arrivato agli ottavi, ragazzi. I soldi ci stanno, eppure tanti so. Solo che non Ma investe, ma quello è il allora problema. io ti dico la mia, dopo posso anche sbagliare. Secondo me quest'anno Lotito prenderà forse 2 o 3 giocatori fondamentali. Perché non ha voluto spendere quest'anno a gennaio per prendere 2 o 3 giocatori fondamentali adesso, cioè il prossimo anno, con Tudor. Io secondo... Sì, ma hanno detto che comunque a giugno andranno via quasi tutti i giocatori. Se tu mandi via tutti i giocatori, devi Certo, sostituire. Tu ma pensi che li compra? secondo me sono... Cioè. Attenzione, attenzione alle chiacchiere, perché la Juve arriva a 400 allenatori, in teoria. Voglio vedere chi arriva. Siamo coi piedi di piombo. Sì, è vero che so pure chiacchiere, però tra le chiacchiere ci sta anche in mezzo la verità. Senti, poi dopo noi... Io ti dico la classi, la, diciamo la giornata 30ª, che è bellissima. Tu guarda sabato chi gioca. Alle 12:30 gioca Napoli-Atalanta. Alle 3 giocano due squadre.
di cui Genoa-Frosinone e Torino-Monza. Alle 18 gioca Lazio-Juventus. Genoa Frosinone, poi chi c'è? Torino-Monza. E poi c'è Lazio, Juventus, e poi c'è Fiorentina-Milan alle 20:45. Cioè, diciamo, il creme della creme. Questo sabato. Sì. Domenica non si gioca perché, giustamente, Pasqua in Italia si fa festa. Negli altri campionati giocano, però va bene. Noi siamo speciali, capisci? Giocano tutto l'anno e scherzo. Senti, poi andiamo a lunedì. Lunedì alle 12:30 c'è Bologna-Salernitana. Poi alle 15 giocano rispettivi incontri, due incontri, che è Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese. Alle 18 c'è Lecce-Roma. Alle 20:45 c'è Inter-Empoli e questo finisce il contesto della 30ª giornata di Serie A. Dei bei incontri, ragazzi. Sì. Mica da. E poi dopo ci sarà, cos'è? Al martedì ci sarà Juventus Lazio Prima a Torino, prima a sì. Torino, Coppa Italia. E l'altra semifinalista è Fiorentina-Atalanta, giusto? E poi l'Olimpico, Poi Lazio-Juve. c'è ancora l'Olimpico Lazio-Juve e di là c'è Atalanta-Fiorentina e vinca il migliore. Speriamo Sì. che tu non mi fa gli scherzi. Piacerebbe. Senti, noi siamo arrivati in conclusione. Noi domani diciamo a tutti gli amici da casa che domani faremo la Serie C, metteremo anche la Serie C perché giustamente tutti quelli che sono tifano, anche le squadre di Serie C che guardano anche la Serie C, che sono appassionati di Serie B, di Serie C, noi diremo anche la Serie C col Toro Yuto perché io di Serie C è la prima volta che scendo, tra virgolette, così in basso, dato che tu, Un po' più ecco, complicata la serie C. la vedi e perché no, la inseriamo anche la Serie C. Allora, noi i 45 minuti di diretta l'abbiamo fatta, ecco, io con ciò aspettiamo prima di salutare gli amici su TikTok, vado a salutare gli amici su YouTube, grazie di essere stati con noi, io vi auguro una buonanotte, ci vediamo domani sera, sempre con Stefano, con il campionato di Serie C. Con questo è tutto, un saluto da Bobo, ciao a tutti. Ciao.